maxi bar ancora. Per fortuna questa volta il sistema di allarme si è azionato e il ladro non è riuscito a rubare nulla. Stesse modalità di notte, intrufolandosi dalla finestra, e giura Massimo Sturani, il titolare, anche la stessa persona, lo avrebbe riconosciuto dalla postura, visionando le telecamere di sorveglianza. È la stessa persona dell'altra volta, che io ho riconosciuto ovviamente dalla postura, ok? Ti direi, non l'hai visto in faccia? No, però dalla postura l'ho riconosciuto. Adesso andrò a fare la denuncia anche questa volta. Non hanno rubato niente perché poi è scattato l'allarme, è cominciato a suonare le sirene e ovviamente è andato via. Però vabbè, te fai danni e poi sapere che una persona è entrata dentro nella tua attività, quindi dentro casa tua, non fa mai piacere. Una persona che io ho aiutato in mille modi, credetemi, in mille modi. Solo qualche giorno fa le nostre telecamere erano entrate al Maxi Bar per documentare il primo colpo allo storico locale del Piano San Lazzaro. Il ladro aveva rubato 160 euro dalla cassa e 600 euro contenuti nelle slot machine. Dopo il blitz, il titolare aveva lanciato un allarme sicurezza nel quartiere multietnico. Tanto la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine, io mi viene da piangere pensando a loro, perché pure questi c'hanno le malegate, perché te viene, se anche beccassi qualcuno di questi, no? Cioè ormai lo sapevo, lo portano in questura, prendi i dati, dopo un'ora questo è fuori un'altra volta, ok? Se io sbaglio qualcosa mi fanno un mazzo cuscì, ok? Allora io mi rivolgo a Silvetti, sindaco di Ancona. Allora, io sono uno di quelli che ti ha votato, sperando in un cambiamento positivo, ovviamente. Questo non è avvenuto, ok? Quando hai preso i voti non devi lasciar perdere il cittadino, anzi, devi ancora di più tu andare dal cittadino, qualsiasi zona della tua città, a chiedere come va, come non va, quali problemi, quali sono. Tu devi andare, non fare per sentito dire, non mandare la gente che poi dopo quello ti riporta una cosa, quello una. Vai tu personalmente.